Italiani, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96. Non poteva mancare anche oggi un video goloso per voi, perché proprio oggi, 20 dicembre, è uscito su Disney Plus i primi due episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, un'anonima serie tratta dai film di Percy Jackson, appunto, e gli Dei dell'Olimpo. Devo dire che a me, prima di iniziare con questa recensione, il Natale si avvicina. Vi ricordo che sul mio canale YouTube sono usciti tantissimi video, ma stasera andrò a vedere il film di Jason Momoa, ovvero Aquaman, film che naturalmente chiuderà, penso, il ciclo di questo personaggio all'interno del DC, perché Gunn non l'ha riconfermato, quindi vedremo cosa ci darà. Devo dire che per questo film vado con le pretese non altissime, perché comunque mi aspetto un buon film che mi diverta, e diciamo che la scena post credit di Flash chissà come la collegheranno al film di Aquaman, anche se, come vi ho detto sempre, comunque è un personaggio che non fa più parte di questo universo, quindi non so come gestiranno il tutto. Diciamo, questi sono film che già erano stati fatti dalla vecchia gestione, però dopo stasera scopriremo l'arcano di cosa ci darà il film di Aquaman The Last Kingdom. Inoltre, devo dirvi che Wong è stato molto bello. Trovate la recensione qui sul canale e ve lo consiglio di andare a recuperare. Però oggi, come ho detto anche prima, è arrivata su Disney Plus una serie che attendevo da parecchio tempo, perché i film di Percy Jackson e i Dei dell'Olimpo a me non mi sono tanto piaciuti. Infatti, devo dire che mi sono recuperato solo il primo film e il secondo film, e gli altri due non è che ci sono andato troppo appresso. Diciamo che si tratta di Disney, e quando la Disney mette mano alla fantascienza lo fa sempre in maniera unica, come nei film. Devo dire che la serie avevo anche qui delle aspettative altine. Devo dire che dopo i primi due episodi, dove non farò spoiler ma vi dirò com'è, devo dire che mi ha entusiasmato. Partiamo da dire che gli episodi usciranno a cadenza settimanale ogni mercoledì, quindi ogni mercoledì troverete su Disney Plus gli episodi di questa fantastica serie. Devo dire che non durano nemmeno tanto, perché il primo episodio dura 34 minuti, il secondo episodio dura 45 minuti. Devo dire che a livello di trama non vi voglio spoilerare tutto, ma naturalmente si tratta il mondo degli dei, il mondo dell'Olimpo, dove appunto, diciamo, esistono queste divinità come Zeus, come Poseidone, come Ada, la dea della guerra, come Poseidone, come Medusa, tutti questi dei che hanno ogni dio come tipo Poseidone, come tipo Medusa, come tipo Ade, come tipo Zeus, un prescelto che però deve essere rivendicato dal proprio dio. In questo caso Poseidone rivendica Percy, e devo dire che la storia di Percy in questi due episodi è molto molto bella, perché va a toccare, secondo me, dei punti molto emozionanti. L'unica cosa che non mi è piaciuta è come nel primo episodio succede una cosa nel finale e che non venga, diciamo, spiegato il motivo, perché lo so che nel secondo ci vengono dette, diciamo, alcune cose, però devo dire che quel momento lì, quel momento toccante, secondo quanto mi riguarda, non c'è stato, perché è avvenuta in modo molto semplice, e devo dire che mi sarei aspettato, non so, un coinvolgimento maggiore. Però devo dire che i primi due episodi mi sono piaciuti. Secondo me il primo e anche il secondo hanno delle cose veramente veramente belle. Diciamo che l'unica cosa che non ho apprezzato è l'andamento velocissimo della serie, perché la serie succedono delle cose una dietro l'altra senza prendersi mai, secondo me, un po' di tempo. Il primo episodio, appunto, è di introduzione, perché va a riprendere, come ho detto prima, questo mondo, diciamo, metaumano, questo mondo metafisico, dove appunto esistono gli dei. E nel secondo episodio vi dico solo che, se avete visto Wonder Woman 1984, si va a toccare lo stesso punto, cioè la stessa bellezza, diciamo, di come, cioè, viene illustrato la stessa cosa di come Wonder Woman doveva diventare Amazzone, e qui Percy deve diventare appunto il re degli Olimpo. Però devo dire che hanno delle similitudini molto molto
uguali, anche perché comunque Wonder Woman era lei anche una supereroina, era comunque una amazzone, e qui Percy comunque è devo dire, cioè comunque Percy è un semidio, quindi diciamo che in questi due episodi ci vengono dette come funziona un po' il mondo degli dèi, co cosa gli umani non possono fare essendo appunto se sono semi-umani, e diciamo cosa gli umani non riescono a vedere giustamente dietro questa barriera, questo mondo immaginario dove appunto ci sono gli dèi. Naturalmente, come ci sono gli dèi, come ci sono appunto queste creature mistiche, ci sono anche tipo ad esempio il Minotauro che ha una funzione di villain, e come ci viene anche detto nel secondo episodio, in questa serie quella che va contro a Percy e tutti diciamo le loro casate è appunto Ade, la dea della guerra, perché appunto c'è questo Zeus e questo Poseidone che sono tre fratelli, Ade, Zeus e Poseidone, che si invidiano, però la terza diciamo invidia sia Poseidone sia Zeus allo stesso tempo, e quindi vuole scatenare una guerra dove appunto Percy deve pian piano diventare re e sventare questa diciamo guerra. Devo dire che anche la CGI dei minotauri, delle creature, non mi sembra male. Le scene d'azione nel finale del primo episodio, anche nell'inizio barra secondo episodio, ci sono, devo dire che sono anche coreografate bene, ma devo dire che come viene trattata questo argomento, devo dire che è molto molto semplice. Devo dire che anche la fotografia mi sembra molto molto buona, la regia finora è buona, perché questi due episodi, sia dal punto registico che della fotografia, ma anche dell'andamento e della trama che sembra essere iniziata bene, diciamo che funziona. Devo dire che io libri di Percy Jackson e degli Olimpi non l'ho mai letti, però mi sa che dopo questa serie mi sa che mi tocca recuperarli, perché molte cose sono uguali al libro, però non avendo letto i libri qualcosa mi sfugge. Però devo dire che è una storia comunque improntata per un pubblico di teenager e per un pubblico di ragazzi, di giovani, dove appunto non è la Marvel, non è la DC che vi serve per forza recuperare tutti i film precedenti, ma comunque vi serve per, come posso dirvi, vedere una storia appunto metafisica, metumana, dove appunto da una parte ci sono gli esseri umani, da una parte ci sono il mondo degli dèi, come appunto Zeus, come appunto abbiamo ad esempio imparato a vedere la versione di Zeus nel Marvel Cinematic Universe come Thor. Però devo dire che qui è mostrata decisamente meglio, con un criterio, devo dire, un criterio molto molto logico, ma tutti, come viene impostato proprio il discorso, devo dire, molto importante. Anche la mamma di Percy ha un ruolo fondamentale nel primo episodio, e finalmente il ruolo degli umani in queste serie ha il suo perché quando a volte capita che diciamo i personaggi degli esseri umani in queste serie sono privi di significato o servono solo per caratterizzare o il protagonista o il villain. Invece qui i genitori di Percy hanno il loro perché, hanno la loro storia, e tutto inizia proprio dalla madre di Percy. Non vi dico cosa e perché, quindi vi invito ad andare a recuperare i primi due episodi. Diciamo che, vi ripeto, un buon inizio, un inizio convincente. Diciamo che fra tutte le serie che deve uscire in questo periodo era quella che attendevo di più, perché anche se non ho visto, cioè ho visto i film, però non è che li ho apprezzati, non mi sono mai immerso nel mondo a 360 gradi di questo comunque blockbuster, perché comunque Percy Jackson e i Dèi dell'Olimpo sono comunque film di fantascienza che potete trovare su Disney Plus, che trattano comunque questa parte metafisica mischiata con la parte umana molto molto, diciamo, bene. Devo dire che pure i film mi sono piaciuti quasi tutti, solo che vi ripeto, no, non leggendo il libro molte cose diciamo mi sfuggono. Però devo dire che in questi due episodi è tutto lineare, tutto si capisce. Devo dire che anche il modo in cui ci viene spiegato a Percy da appunto Tameri, che sarebbe diciamo il custode di questo posto oltre la barriera, devo dire che mi è piaciuta. Diciamo che come modo di addestramento per Percy posso
Se devo fare un paragone, mi viene in mente, cioè vedendo questi due episodi di Percy Jackson, mi sono venuti in mente tanti film come appunto Hunger Games, come appunto, come posso dirvi, lo stesso Thor Love and Thunder, Wonder Woman 1984, la Snyder Cut, quindi diciamo che ci sono dei parallelismi che comunque vanno a richiamare uno spicchio di cinema che molti non conoscono o non hanno visto, però penso che comunque Percy Jackson e i re dell'Olimpo è comunque un film Disney che ha fatto la storia, che molte persone hanno visto e che vi consiglio di recuperare. Non sono 5, però la serie sono usciti due episodi. Devo dire che il rammarico è proprio questo, di voler continuare a vedere cosa ci diceva il terzo, il quarto e il quinto episodio, perché nel secondo episodio è uscita anche il personaggio di Medusa. Nel finale, dopo rimanete sintonizzati perché dopo, diciamo, la fine degli episodi, sia nel primo episodio e nel secondo episodio, c'è una scena post-credit, ormai dopo la Marvel tutto imparato a fare, che ci vanno a presentare appunto questa Medusa e, diciamo, Ade, che ha preso, diciamo, il folgore, che sarebbe questa sorta di oggetto che non fa scoppiare la guerra, però avendolo preso Ade, diciamo che la guerra è imminente, la guerra sta arrivando e quindi Percy ha il compito di non farla avvenire, perché devo dire che funge da eroe, appunto. Devo dire che anche la fotografia non male, perché comunque come vengono rappresentate tutte queste creature, anche mischiate con il lato umano, devo dire che, perché abbiamo anche Grovius che sarebbe l'amico di Percy, che è un uomo capra, e devo dire che anche lì la CGI è molto buona, sembra tutto veramente realistico. Quindi inizio di puntata di Percy Jackson e i re dell'Olimpo, devo dire convincente, devo dire molto molto buona, e che ho voglia di recuperare gli altri episodi, che però purtroppo dobbiamo aspettare le settimane che verranno, perché questi qui usciranno ogni mercoledì. Peccato, perché la cosa che non condivido è far uscire a spezzoni delle serie che secondo me tutti vogliono vedere, tutti vogliono guardare. Secondo me, se la Disney farà uscire tipo come farà con Echo, secondo me sarà sicuramente meglio, perché comunque fare uscire diciamo tutta la serie insieme è meglio, perché così le persone non spezzano il ritmo e la vedono tutta quanta insieme. Detto ciò, cosa altro dire, ragazzi? Questo è tutto riguardante Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo. Noi come sempre ci vediamo in altri video, in altri live. Fra poco è Natale, tenetevi pronti perché la live sta per arrivare, le cose nerd vi sto per mostrare. Io come sempre dico, ebbene 3.000, mancano appunto poche iscritte per i 4.000, e cosa vi devo dire, stasera da vedere Aquaman, poi arriverà un video o una live per voi. Siete la mia forza e io come sempre dico grazie, una vostra condivisione, un vostro mi piace è tanto per me. Noi ci vediamo in altri video golosi, e dalla Bat Caverna, dal vostro Tony Stark, è tutto. Ciao ragazzi.